Il poligono di Perdas de Fogo nasce nel 1956 quando l'aeronautica militare avvertì l'esigenza di disporre di aree attrezzate ed idonee alla sperimentazione di nuovi sistemi d'arma. Dopo diverse e spesso radicali trasformazioni, nel 1999 ha assunto l'attuale denominazione di Poligono Interforze del Salto di Quirra, alle dipendenze del Centro Sperimentale Volo del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare. Nel poligono si effettuano prove sperimentali in volo di prototipi di missili e bersagli, prove di qualifica di sistemi d'arma, collaudo e relative prove di qualità per la produzione di serie, addestramento di unità nazionali ed estere. Lo svolgimento delle attività interessa due distinte zone. Il poligono a terra, che, esteso per circa 12.000 ettari, viene utilizzato per l'addestramento al tiro di elicotteri armati, nonché di reparti corazzati e di artiglieria, e dove hanno luogo prove di lancio di missili e razzi a corta gittata, sgancio di bombe laser, oppure sperimentazioni non militari come quelle relative agli effetti delle esplosioni nei metanodotti in pressione. Il poligono a mare, che si sviluppa su circa 2.000 ettari lungo 50 km di costa, ed è destinato alle prove e alle esercitazioni con missili e razzi di maggiore gittata. Per garantire questa attività è stata realizzata, ed oggi opera efficacemente, una complessa catena di inseguimento radar, ottico e telemetrico. Per la valutazione di sistemi missilistici, il poligono si avvale dei radiobersagli Mirac 100, con propulsione a getto in dotazione alla 673esima squadriglia radiobersaglio, i quali consentono di riprodurre profili di volo simili a quelli di impiego reale nei vari sistemi d'arma. Data la peculiarità delle attività, grande importanza viene dato all'aspetto sicurezza, che viene garantita per mezzo di radar, di velivoli Atlantic, di imbarcazioni, di elicotteri, di telecamere a circuito chiuso, pattuglie per lo sgombero e posti di blocco. La sala operativa, situata nella base di Perdas de Fogo, è il cuore di tutto il complesso sistema dell'attività del poligono e direttamente responsabile del controllo e della sicurezza dei lanci e dispone di tutti gli ausili necessari per il monitoraggio delle missioni. L'elaborazione e l'analisi di tutte le informazioni provenienti dai vari sensori del poligono permette in tempo successivo di studiare in modo approfondito i dati di tutte le fasi delle missioni. La base di Perdas de Fogo è anche sede della 672esima squadriglia collegamenti e recupero radio bersagli, equipaggiata con elicotteri AB-212. Con l'incremento delle già elevate capacità, con l'ammodernamento tecnologico ed il potenziamento di alcuni suoi apparati, il poligono interforze del Salto di Quirra è destinato a mantenere quel posto di rilievo che gli compete nel novero delle strutture analoghe in Europa.